Corri per il verde è l'antesignana delle stracittadine su strada e nello sterrato. Lanciata 45 anni fa da Luis Peroma, insieme ad un manipolo di società sportive, disposte a difendere dal cemento spazi di verde, con l'occupazione pacifica e festosa di una corsa podistica per tutti, per tutte le età e per intere famiglie. Quel messaggio, ancora oggi, è attualissimo, anche se è minacciato dal doping dell'indifferenza, come l'ha chiamato Giuliano Prasca, giornalista di Paese Sera, presidente Wisp Roma negli anni 70 e assessore al patrimonio della giunta Petroselli. Che stiamo vivendo in questa fase in una situazione di indifferenza nei confronti della città, nei confronti degli altri e particolarmente nei confronti dei giovani e dei giovanissimi. Quindi la battaglia Corri per il Verde oggi, a mio giudizio, è una battaglia contro proprio il doping dell'indifferenza.